Ha sparato alla compagna del fratello e poi, con la stessa pistola semiautomatica in mano, è andato a costituirsi nella vicina stazione della caserma dei carabinieri di Fossombrone. È una sconcertante tragedia in ambito familiare quella che si è consumata questa mattina nelle campagne forse impronesi. In particolare, in un'abitazione a due piani di via Pierandello, dove attorno alle 11.30 un uomo di 47 anni, Andrea Marchionni, residente al piano superiore, sarebbe sceso al piano sottostante della casa bifamiliare facendo fuoco e uccidendo la fidanzata del fratello, Marina Luzzi, di 40 anni, geometra e mamma di una bambina di due anni. L'uomo, in stato di shock, ha confessato tutto ai carabinieri poco dopo il delitto. Militari che con il nucleo investigativo si sono precipitati nell'abitazione cercando di far luce su circostanze emovente ancora tutti da decifrare.